Dopo la beffa di Modena, il Pescara torna alla vittoria battendo per 2-1 con merito il Siena, che si conferma di burro lontano dal Franchi. Tre punti d'oro per gli abruzzesi, che salgono al quarto posto in classifica in attesa del posticipo della Virtus Entella. Auteri gioca con il 4-3-3, si affida al centro dell'attacco a Ferrari e in difesa Ilianes, che gioca al posto dello squalificato Drudi. Il Siena di Padalino risponde con lo stesso modulo e davanti presenta la coppia Paloschi-Guberti. Nel freddo pomeriggio dell'Adriatico il Delfino ci prova sin dalle prime battute, senza però scoprirsi, con Rauti che al nono dalla distanza mette a lato. All'undicesimo ancora Rauti mette la freccia sulla sinistra e serve un pallone di platino a Ferrari, che davanti a Lanni calcia incredibilmente addosso al portiere toscano, che salva. Si morde le mani l'attaccante pescarese, poco lucido nell'occasione. Al quattordicesimo ancora Ferrari in area conclude trovando la risposta del portiere ospite, poco cattivo l'ex comasco, che sembra però in palla con gli ospiti un po' in difficoltà e che si vedono con Di Santo al 26esimo pericoloso, con una conclusione parata proprio sulla linea di porta da Sorrentino. Con il passare dei minuti la squadra di Padalino sembra prendere le misure biancazzurri, fino al 46esimo, quando su angolo di Pompetti Favalli, con un tocco sfortunato, mette il pallone nella sua porta. Finisce così sul risultato di Pescara 1 Siena 0 il primo tempo. Nella ripresa fra gli ospiti c'è Ardemagni nell'attacco bianconero per Paloschi, infortunato, e proprio il neo entrato al primo in area, a due passi da Sorrentino, trova la risposta del portiere pescarese, che salva, porta il risultato. Avvio di ripresa vibrante con Clemenza, che con un tiro velenoso sfiora la traversa della porta di Lanni. Attacca il Siena, ora pieno organico, con i padroni di casa in affanno, ma con Ferrari che al terzo tentativo non sbaglia, siglando il gol del raddoppio al decimo minuto e la tredicesima rete stagionale. Grande festa in casa abruzzese con il giocatore che viene festeggiato dai suoi compagni. Il Pescara rischia anzi di dilagare, visto che al 16esimo Pontisso colpisce una traversa clamorosa e due minuti dopo il neoentrato Dursi in contropiede spreca, calciando il pallone alto. La squadra toscana si allunga e attacca, ma il Pescara è padrone del campo. Non accade più nulla fino poi al 49esimo, con la rete inutile di Ardemagni per gli ospiti, che non basta ad evitare il KO ad un Siena ancora più lontano dalla zona playoff. Per il Pescara sono tre punti di platino in attesa della gara di sabato prossimo in casa dell'Olbia, andata a vincere in casa invece della capolista del campionato Modena.